Chiama l'appello. Allora, Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carlus, Cerquoni, Ciancio, Cofano. Stava qua. No, stava qui, stava. Coia, Giuliano, Gugliotta, Lattaglia, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, ecco. Poli, Stelitano, che? 58. Tredicine, oh. Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Sì. No, se è terminato. Aspetta un attimo. 17 presenti. Senti la presidente del Consiglio e più 7 consiglieri di cui giustificato Giuliano. Allora abbiamo 17 consiglieri presenti, quindi il numero legale c'è anche se essendo interrogazioni diciamo non sarebbe neanche necessario. E sono assenti 7 consiglieri per la presidente, quindi il consiglio può ritenersi aperto. E prima di iniziare con l'ordine del giorno che riguarda le interrogazioni, tanto volevo fare 2 comunicazioni ai consiglieri. La prima che il gruppo 5 Stelle ha cambiato capogruppo, quindi la consigliera Lozzi non è più capogruppo del gruppo 5 Stelle, ma è il consigliere Coia. E l'altra comunicazione è questa, che sempre il gruppo 5 Stelle mi aveva presentato ieri, avevo depositato ieri all'ufficio consiglio un'interrogazione secondo l'articolo 102, il sottoscritto non ha ritenuto che ci fossero i requisiti dell'urgenza secondo l'articolo 102 e quindi l'interrogazione seguirà diciamo, il percorso normale delle altre interrogazioni, riguardava la, diciamo, la manutenzione stradale. Questo è così, se vuoi dire qualcosa, prego. Sì, allora, bene, secondo me poteva essere anche accolta perché nell'articolo 102 si dice anche che oltre al connotato d'urgenza ci può essere la particolare attualità politica e credo che manutenzione stradale più attualità politica di questa non ci sia. Comunque accetto ciò che insomma, ha deciso il Presidente del Consiglio, ma chiedo cortesemente al Presidente della Commissione Lavori Pubblici e quindi Mobilità se è possibile mettere all'ordine del giorno il prima possibile proprio come argomento il piano di manutenzione stradale del Comune di Roma, visto che il nostro municipio è stato alquanto bistrattato per la manutenzione stradale. Grazie. Grazie a lei. Invito rivolto al Presidente della Commissione, riterrà opportuno se quanto e come inserire tra i punti dell'ordine del giorno della Commissione la richiesta della consigliera Lozzi. Allora, è stata presentata dal consigliere Tutino una mozione articolo 58 in cui... Che c'è? La devo firmare prima. E se vi dico l'oggetto di questo articolo 58, la parte si riferisce diciamo alla commissione scuola del Campidoglio, quindi non vedo quindi
l'urgenza che noi il Consiglio Municipale debba esprimere sulla, allora, chiede impegno alla Presidente della Giunta a rappresentare al Sindaco l'estrema gravità della situazione e la necessità che gli organi preposti ottemperino ai propri doveri istituzionali attraverso la convocazione della Commissione Scuola. Non credo che il Consiglio Municipale possa chiedere, diciamo, a livello statutario a Campidoglio di far sì che venga convocata la Commissione Scuola. Quindi non ritengo di accettare questa mozione dell'articolo 58, che è una mozione presentata, seguirà l'iter normale, grazie. Presidente, allora, posso un attimo? Non c'è dibattito su questa cosa, su questa sì, mia scelta. Capisco che non c'è. Prego, se io ti do un minuto, okay. Mi dica. Le chiederei se è possibile sull'argomento di un confronto anche con i capigruppo, perché la situazione è di estrema urgenza, sono circa sei mesi che non si riunisce una commissione capitolina ordinaria, il che ha ricadute sull'intera città. Quindi quello che le chiedo. Vabbè, prego. In subordine le chiederei di prendersi un attimo di tempo per riflettere sull'accettarla e metterla al prossimo consiglio, perché la gravità e l'urgenza della situazione è estrema ed ha ricadute sull'intera città, perché una commissione ordinaria che non si riunisce da sei mesi con la scuola, che è abbastanza in difficoltà gravi su Roma, le chiederei perlomeno come forma di rispetto di metterla al prossimo consiglio. Ecco, rispetto c'è tutto, ma credo che sia una competenza del Consiglio Comunale questa e non del Consiglio Municipale. Quindi quello che ho detto prima, quindi la, diciamo, per me non ci sono i presupposti per poterla accettare. Grazie. Andiamo avanti. Allora, andiamo con l'ordine del giorno. Abbiamo la prima interrogazione, consigliere Matronola. Consigliere Matronola ha due interrogazioni. Io credo che per snellire anche i lavori, il consigliere Matronola interroga l'assessore della Giunta su tutte e due le interrogazioni, chiamo una alla volta chiaramente, e poi passiamo alle altre interrogazioni. Prego, consigliere Matronola, 5 minuti. Due, prendete. Che vuoi? Voglio rispondere pure al consigliere Tutino per dirgli che fa le. Lasci perdere il consigliere Tutino, così a parte da vada, Civica Tutino. Vada all'interrogazione. Il nostro sindaco di Roma. Presidente, esiste anche l'espulsione. Sì, l'epurazione pure, sì. Va bene, andiamo avanti. Allora, la prima interrogazione riguarda Vermicino. Se voi ben ricordate, circa un mese fa, quando si parlava dei consorsi in quest'aula, mentre noi discutevamo con i consorsi, l'assessore Morgia alla stessa ora stava su a Vermicino con il dipartimento SIMU, con non so con chi, con la protezione civile, con l'esercito, con l'aviazione, non lo sappiamo. Però sappiamo soltanto che l'assessore Morgia stava lì. E la cosa più grave di tutto, che dopo che c'è stato questo incontro con tutte queste autorità a Vermicino per sapere, per risolvere il problema degli allagamenti, per risolvere il problema che riguardano gli interventi sul fosso Vermicino, ci siamo riuniti per 4-5 volte in commissione lavori pubblici, 4-5 volte, forse 6 volte, forse 7, forse molte di più, ma nessuno ci ha mai detto cosa è successo e cosa è scaturito da questa commissione, da questo sopralluogo. Io già ho interrogato sulla questione 2 mesi prima, 3 mesi prima, e mi era stato ridetto vagamente quello che si doveva fare, che per me, infatti io ho sempre ribadito che quello che diceva l'assessore, mi dispiace purtroppo assessore, che la chiamo in causa, non rispecchiava effettivamente la realtà dell'intervento che dovevamo fare. Lei mi ha detto che avremmo fatto alcune cose per tamponare, però tamponare, io gli parlai pure di Passo Lombardo, se ben ricorda, che c'era da livellare quella parte in modo che evitavamo gli allagamenti, però fatto sta che noi stavamo qui e lei stava là,
ci fa fa che rima, vedete? Io, noi stavamo qui e lei stava là. Adesso io le chiedo, chi era presente a tale sopralluogo, visto che la Commissione Lavori Pubblici non ce l'ha detto? Che cosa è emerso a tale sopralluogo, visto che la Commissione Lavori Pubblici non l'ha iscritta all'ordine del giorno? Se sono previsti interventi in tempo breve, so poche domande, quali sono gli interventi previsti? E se eventuali interventi, la cosa molto, che è molto importante, se eventuali interventi sono stati coordinati con il SIMU. Mi raccomando, Assessore, mi raccomando, perché l'ultima interrogazione che lei mi ha fatto, in base all'articolo 102, che riguardava il taglio e la potatura degli alberi, non è stato molto esaustivo, non è stato molto preciso nel rispondermi. Ecco, se rigira, ok, vabbè, c'ha ragione, se rigira, vabbè, vabbè, c'ha ragione, mi scusi, vabbè, ho detto... Precedenti interrogazioni, per cortesia, su. Va bene, allora. Ok, signor Assessore, può... Grazie, grazie, può, consigliere grazie. Patrono, prego, Assessore. Prego, la sua firma. Signor Presidente del Consiglio, consiglieri, intanto mi perdonerete perché, insomma... Il rigore istituzionale mi spinge a dire che nessuno può chiedere a un membro, al Presidente o a un membro della Giunta come rispondere. In più voglio ribadire che la precedente interrogazione citata non solo si è risposto nei termini corretti e coerenti e di massima trasparenza amministrativa, ma addirittura si sono citate le determinazioni dirigenziali di cui alle domande del consigliere, cioè gli atti pubblici. Quindi, insomma, io i giudizi politici rispetto, però da un punto di vista amministrativo, mi perdoni, questo è inaccettabile. Detto questo, cioè, la verve con cui il presidente del gruppo di Forza Italia, cioè, pone gli argomenti, a me, insomma, fa pure piacere, perché vuol dire che raccoglie sentimenti diffusi o quantomeno opinioni del territorio. Allora io intanto spero che il sapere che un membro della Giunta viene chiamato ad un sopralluogo congiunto da parte degli organi dell'amministrazione comunale centrale, credo che sia un fatto che debba far piacere a tutti quanti. Cioè non, a me dà sicuramente un impegno maggiore e quindi non credo che sia un disvalore essere presenti ad un sopralluogo che il Comitato Alluvionati di Vermicino richiede all'assessore comunale competente, cui l'assessore comunale si attiva e qui in questo ragionamento, in questa rappresentazione di quello che è successo le dico pure chi era presente, non solo era presente il SIMU, la CEA, c'era il comitato dei cittadini che avevano richiesto, c'erano un membro che fa parte dello staff dell'assessore in persona, che svolge per conto dell'assessore proprio questo tipo di relazioni con i territori, è venuto altre volte in municipio, qui non c'è stato bisogno della mia presenza, non si è ritenuto di che la mia presenza fosse necessaria. Che cosa si è discusso? No, si è preso coscienza di quelle che sono le problematiche legate alla raccolta delle acque meteoriche in quel quadrante, zona O, piano particolareggiato, sapete tutti di cosa si parla e in termini tecnici digestionali parliamo di consorzi, che sono largamente insufficienti o si sono mostrate largamente insufficienti nel recente passato, tant'è che svariate famiglie, decine di famiglie, ne hanno pagate conseguenze di incolumità personale, ma anche di danni materiali. L'argomento è sempre lo stesso, le valutazioni da parte del Dipartimento SIMU, della CEA, rispetto a come intervenire in quel quadrante poter ovviare a queste problematiche non sono ancora ufficializzati, altrimenti ci mancherebbe che se una cosa così importante non fosse resa nota al Consiglio e ai consiglieri.
È chiaro che su su quell'area, su quell'ambito territoriale, anche a livello capitolino, ancorché facenti capo allo stesso assessore, c'è anche il Dipartimento delle Periferie che ha da dire la sua su queste tematiche. E questo lavoro lo sta svolgendo in primis l'assessorato ai lavori pubblici. Ora, io credo che questa sia pure una garanzia rispetto al superamento del problema, che credo che sia l'interesse maggiore di tutti noi, e non ho particolari velleità a dire chi c'ha ragione e chi c'ha torto. Io spero che quel problema, che è stato dirompente soprattutto nella zona di via Piraino, possa essere superato o quantomeno migliorato per rendere più agevole la vita dei nostri cittadini vermicino. Grazie. Consigliere Matrona, brevissima replica, soddisfatto o non soddisfatto, no, così così? No, no. Prego. Per carità. Assessore, io volevo ricordarle, anzi signor Vicepresidente, voglio ricordarle che lei, oltre ad essere Vicepresidente, quindi con alta carica istituzionale, è anche Presidente di una Commissione Lavori Pubblici. Io gliel'ho detto due volte, io ho fatto 4 domande, lei ha risposto soltanto a 2 domande, però è uguale, io me lo aspettavo. E voglio sapere gli interventi. E ce l'ho io quali sono gli interventi, ce l'ho io. E allora che vogliamo dire? Vogliamo dire che il Dipartimento... Scusate, per cortesia. Adesso Presidente... Per cortesia, Assessore per cortesia. Allora, scusate, per favore. Per favore. Non so chiacchiere. Così è la cosa. Siamo avanti dall'8 gennaio 2015, dove il Dipartimento ancora non ha risposto. E parlavamo di via, come ha detto lei, via Piraino, giustamente, no? Parlavamo di Passo Lombardo, giustamente, parlavamo del livellamento, però parlavamo di tante cose, ma vedo che oggi lei purtroppo, come al solito, riesce. E perché se lei veniva con questo problema in commissione, il discorso sarebbe cambiato, caro assessore, non sarebbe stata la stessa cosa dell'interrogazione, perché lei doveva venire con le carte e mi doveva dire: questo è quello che noi pensiamo di fare, no che andiamo su quei bandierini, ma sventola i bandierini a Vermicino. Questo non può essere più accettato, signor Presidente, e lei sa benissimo che questa storia va avanti da oltre due anni. L'allagamento c'è stato ad agosto, poi c'è stato a settembre, dopodiché c'è stata la lettera morta, poi c'è stato uno scambio di lettere tra il Dipartimento, il Consorzio e via vai. E il Consorzio stesso, tanto più che le voglio ricordare che il SIMO ha chiesto un intervento d'urgenza al Consorzio, un intervento d'urgenza, ma minimo, perché avrebbe dovuto provvedere successivamente all'intervento grande. Tanto più che il Consorzio so che ha presentato un bel progetto, ma ad oggi, e io mi riferisco a metà aprile, il SIMO non ha dato nessuna risposta. Quindi io vorrei sapere, lei che ha fatto sopra, quello che ha detto, però lei giustamente ha detto è istituzionale, ben venga l'istituzione. Quindi non è soddisfatto della risposta, no, grazie consigliere Patronova. No. Passiamo all'interrogazione numero 11, al numero 20, cioè. La undicesima è quella, l'ultima di Madonna, così le sue due interrogazioni vengono esaurite. Prego consigliere Matrona. Questa è breve, guardi, manco ce l'ho scritta, cioè non ce l'ho scritta neanche nell'interrogazione, né quello che devo chiedere. Dico soltanto questo: ho visto dai giornali che circa 15 giorni fa col vice sindaco avete fatto una passeggiata archeologica in mezzo a questa strada abbandonata, se non erro è quella che congiunge via Tuscolana con via Procaccini. È una strada totalmente abbandonata, ma aspettiamo che finisce l'intervento. Ok. No, prego. E volevo dire, sappiamo che c'è questa strada che collega via Tuscolana con via Procaccini. Io ho visto che 15 giorni fa, 20 giorni fa avete fatto una passeggiata insieme al sindaco, al vice sindaco Nieri, cioè portarlo là a mezzo in quelle condizioni, almeno la polizia gliela potevamo dare, però comunque è uguale. E allora volevo sapere, siccome questa storia, io mi ricordo che fece l'interrogazione sempre sulla stessa situazione, se non erro circa 2 anni fa, quando c'era l'assessore alle buche, se lo ricorda l'assessore alle buche? Se lo ricorda? È apposta, ha lasciato pure un sacco di buche, però meno male che c'è l'assessore Morgia che sta chiudendo le sue buche. Scusate, per favore. Eh,
per cortesia. Mistica. Quindi mi ricordo che feci questa interrogazione dicendo: ma è mai possibile che c'è questa strada che potrebbe far defluire una quantità di traffico non indifferente, e a tutt'oggi vive in uno stato di degrado assoluto, tanto più, secondo me, che al momento che toglieranno le barriere, e le macchine non ci potranno passeggiare, non potranno camminarci, perché secondo me è bella che rovinata, o almeno credo, perché io non c'ero alla passeggiata, quindi posso immaginarlo, perché è ferma da 4 anni, 5 anni. Allora le chiedo, per quale motivo la strada è ancora chiusa? Lei mi dirà, fa parte del piano O, B, C, vabbè, sempre le stesse cose. Però io voglio sapere, il municipio, nella persona del vicepresidente, assessore ai lavori pubblici, della commissione ai lavori pubblici, del consigliere Cofano, e il presidente Fantino. Consigliere Patrona, per cortesia. Che cosa? Non le posso consentire queste. Perché che ho fatto? Io ho detto una parola. Per cortesia. Faccio un'interrogazione senza fare riferimento ad altri colleghi. Ma lui è l'assessore della Repubblica. No, consigliere Matrona. Scusi. Consigliere Cofa, non c'entra niente. Va prego. Va bene, mi scusi tanto, presidente. Allora voglio dire, abbiamo una soluzione, una risoluzione che possa far aprire questa benedetta strada? Innanzitutto vorrei sapere chi l'ha fatta. Non lo so, non voglio saperlo, lo voglio sapere adesso. Se è in condizione una porta aperta, se il traffico ci può passare, perché ripeto, per me no, e qual è la motivazione che la tiene chiusa da 4-5 anni? Solo questo. Grazie. Assessore, prego. Ringrazio anche il consigliere Matrona su questa interrogazione, che in parte è connessa anche quella fatta dai consiglieri Coia e Lanotte. Lozzi. Allora, intanto volevo rappresentare al Consiglio, come molti consiglieri lo sappiano, perché c'erano presenti anche i consiglieri comunali, il vice sindaco onorevole Luigi Nieri ha fatto un giro nel nostro quartiere e gli abbiamo rappresentato alcune criticità più stringenti, oltre fare un'iniziativa in cui era stato invitato nel quartiere di Grigna Sant'Andrea. In quell'ambito, l'ambito di Procaccini, il motivo, come dice il consigliere, io dico del sopralluogo più che della passeggiata, era dovuto alla persistenza di un insediamento non regolare, di Roma. Era questo il motivo, come garantire, anche perché la nostra preoccupazione, ma anche la vostra, al di là della più o meno garbo e compostezza con cui si rappresentano, del fatto che con l'arrivo anche della stagione buona le erbe crescono e il rischio di alcune situazioni, se ricordate, negli anni passati in quell'ambito c'è stato, che no? Preso fuoco e quant'altro. Era questo il motivo. Comunque non ho problemi, anzi colgo l'occasione per rappresentare al Consiglio la questione della strada chiusa. Allora, purtroppo, come spesso succede, anzi quasi sempre, nell'amministrazione pubblica e nell'esercizio della gestione, quando le cose nascono storte poi per riaddrizzarle ci vanno i decenni, e questo è un caso, vale per molte cose, qualcuno la discuteremo pure appresso in questa seduta. Quell'opera, così come avrete visto, lungo la via Tuscolana c'è stato un allargamento della stessa verso l'Ille via di Sette Bassi con la gettata di cemento, fanno parte del lotto funzionale 3, che era un'opera a scomputo che dovevano essere realizzate insieme a altre, quelle del lotto funzionale 1, che sono state compiutamente realizzate a seguito della ristrutturazione o dell'apertura del centro del Ministero degli Interni. Il lotto funzionale 1
riguardava la parte di via Tuscolana fino a via di Capannelle, e quindi le complanari, il parcheggio interrato, e poi c'è stata l'opera aggiuntiva del parcheggio di via Circonvallazione Tuscolana. Le opere del lotto funzionale 3 riguardavano, ahimè purtroppo non si è potuto realizzare, un svincolo a piani sfalsati che era disassato rispetto alla via Tuscolana e che doveva essere realizzato proprio subito dopo l'American Express. Voi ricorderete che i giornali dell'epoca, forse pure qualche anno prima di quello che diceva il consigliere Matronola, dissero dei ritrovamenti archeologici in quell'area e li battezzarono come il galoppatoio di Ben-Hur, il Corriere della Sera, insomma, forse il più importante giornale italiano. Io immagino, non essendo un profondo conoscitore di questa materia, che fosse, diciamo, parte del sistema della villa dei Sette Bassi, di gran pregio, che è lì davanti. A seguito di questo atti d'obbligo che si sono succeduti nell'amministrazione, devo dire, lo dico sarcasticamente, con poche medaglie per tutti, chi ha preceduto e quelli ancora prima, e adesso, la trasformazione di quel progetto prevedeva appunto quella sistemazione che è tuttora bloccata, e si era richiesto, ma sempre si era richiesto, anche di intervenire almeno su qualcosa che riguardava il famoso lotto funzionale 4. Qual era il lotto funzionale 4 per quelli molto fortunati, più giovani di me, d'amministrazione almeno? Era quello che riguardava il cavalcavia di Osteria del Curato. Su questa cosa, nel lotto funzionale 3 è stato incorporato il rinvio che potrà permettere su via Tuscolana nel sottopasso. No, 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 adesso si gira tutto, cioè non mi fa confondere. Io ho detto. Scusate, no, per favore. Attenzione, attenzione, quello che dice lei e che io mi auguro si realizzi nel minor tempo possibile è quello che avverrà nel momento in cui questi lotti funzionali dell'asse Anagnino-Tuscolana, così come erano previsti, giubilari, insieme a quelli realizzati davanti al centro commerciale Anagnino, alla tangenziale di Gregna, al sottopasso 7 metri, a via Maso Finiguerra, erano i famosi 7 lotti che dovevano migliorare il flusso di traffico sull'asse Anagnino-Tuscolana. Quello che dice lei, si potrà realizzare il superamento dell'incrocio Torre Spaccata a Capannelle completamente nel momento in cui si realizza il lotto funzionale 2, che è il nuovo sedime stradale di via di Capannelle, che andrà dalla l'intersezione con via Lucrezia Romana fino a via Tuscolana. Lì è prevista una viabilità che costeggia l'attuale deposito metro e che potrà permettere, come diceva poc'anzi, di superare l'incrocio di Tuscolana. Questo che cosa permetterà? E forse non ci sarà più bisogno neanche di una parte dei lavori del lotto funzionale. Permetterà di accedere da via Aurepermino Togliatti al GRA senza incontrare nessuna intersezione semaforica, che via da sé può essere una grande cosa. Io mi sono attivato già dall'inizio di questa consigliatura per poter rimuovere gli ostacoli al Dipartimento PAU che governano questo tipo di opera, perché essendo frutto di lavori di concessione dipartimentale è chiaro che noi non ne abbiamo nessuna competenza. Magari in seguito possiamo vedere il mucchio delle lettere che ho scritto, le riunioni a cui ho partecipato o stimolato per poter cercare di superare le criticità. Ora non so se volete vi racconto, vi dico anche perché. Ma se ciò dice in
commissione. No, vabbè, se ve lo dico qua, magari per tutti i consiglieri, pure quelli che non partecipano alla commissione. Assessore, anche i 5 minuti valgono. Lo so, però qui parlano dello scibile umano, io gli rispondo dello scibile umano. Cerchiamo di stare nei tempi. Allora, io, vabbè, questo è un argomento abbastanza... Lì c'è pure un problema di proprietà di aree, perché l'area della, dietro all'American Express, molte di quelle aree, sono di proprietà del comune di Pascati. E c'è stata un'ulteriore problematica legata alle sottiservizi in un contenzioso tra la COEM, cioè la società che deve realizzare i lavori, e Milano 90, che è proprietaria del... Io i nomi, Milano 90, lo sanno tutti chi è Milano 90, che è proprietario dell'area della centrale ex Wind ex Enel, su cui questa strada insiste e dove ci sarà un accesso. Tutti questi problemi hanno ulteriormente inceppato la macchina amministrativa comunale, che non è riuscita, ahimè, ancora a ripartire, anzi, per dire la verità, era ripartita e si è rifermata, perché se ricordate le opere a fianco a Via Tuscolana sono avvenute alla fine del 2013, se ricordate bene, quindi all'estate del 2014, eravamo riusciti a ripartire, poi si è bloccata per tutte queste problematiche di interessi, non solo di Cavill, di interessi giuridici, economici, tra l'operatore, l'amministrazione e altri privati. Grazie. Consigliere? Quindi i tempi non sappiamo quando si prevederanno all'incirca, però una puntualizzazione vorrei farla, assessore. È vero che il nostro onorevole vice sindaco è venuto nel nostro quartiere, ha girato il nostro quartiere, ma ha girato soltanto una parte del nostro quartiere, una minima parte, perché se lei lo portava, mo faccio una stupidaggine, no? Visto che si parlava di insediamenti, se lei va a vedere a Via del Quadraro, si sta formando un grande insediamento. Che c'entra con l'interrogazione questo consigliere Madroni? No, sto rispondendo all'insediamento. No, lei deve dire se la risposta è soddisfatta oppure no, per cortesia. Per cortesia. E quindi che cosa fa? Che cosa funziona? Che magari sarà pure passato lì, ma non se n'è accorto che c'è un grande insediamento che sta nascendo. Poteva portarlo, visto che è un problema molto grande, che non riusciamo a risolverlo, a Giulia Agricola, al Parco Giochi di Via Lemonia, al mercato di Piazza dei Tribuni. Sarebbe stato un giro, diciamo, un po' più carino, più completo, perché avrebbe visto veramente le realtà che sta vivendo il nostro quartiere. Purtroppo portarlo in extra gra, fagli vedere, o questa parte, fagli vedere soltanto qua a strada e fa una passeggiata dove nessuno ha visto, meno che chi ha fatto la fotografia, beh, diciamo che la reputa una cosa un po' pochino misera. Non è soddisfatto? No, non so soddisfatto. Va bene, d'accordo. Allora, passiamo all'interrogazione. Perdoni, però forse io non riesco proprio a spiegarmi bene. Non è che noi che l'abbiamo portato, i cittadini, tant'è in tutti i luoghi, c'erano i comitati territoriali, hanno chiesto all'assessore Nieri di essere ricevuti. Tanto non è soddisfatto. Assessore, però c'era lei col presidente Fantino. Interrogazione numero 10, presentata dalla consigliera Cercuoni, riguardante lo spostamento del mercato dell'Alberone. Un attimo, consigliere. Come non vedo l'assessore De Simoni, mi risulta che fosse impegnato. Non c'è l'assessore De Simoni che può, a meno che non c'è un altro componente della giunta che può rispondere su questo, non ho capito. E tra i due assessori siete in grado di. No. Allora, vabbè. Allora, consigliere Cercuoni, prego. Posso chiedere? De Simoni non c'è, quindi io, se nessuno della giunta è in grado di rispondere alla domanda, vabbè, altrimenti viene rinviata. Prego, consigliere Cercuoni. No, dicevo, non c'è problema, nel senso che possono anche rispondere, tanto non sarò soddisfatta, la ripresento la prossima volta come tutte le interrogazioni. Quindi... Consigliere Cercuoni, no, non è che stiamo giocando. No, faccio l'interrogazione. Allora... l'interrogazione è molto semplice. Considerato il fatto che il 26 marzo ha inaugurato il centro Appio,
che all'interno del centro Appio era stata destinata una parte al mercato che ad oggi è su sede in proprio, il mercato dell'Alberone, e che ad oggi non conosciamo né tempi né costi dello spostamento del mercato all'interno, se è ancora possibile trasferirlo all'interno e quanti sono i costi di realizzazione che gravano sulle finanze pubbliche. Le domande mi sembrano molto semplici: costi e tempi dello spostamento del mercato. Grazie. Grazie a lei. Sì, prego, assessore. Allora, sì, domande semplici, risposte semplici, però io credo che se questo tipo di rappresentazione di richieste legittime, sia ben chiaro, da parte dei consiglieri potessero avvenire per iscritto, forse anche la Giunta, da un punto di vista dell'interlocuzione che con l'amministrazione centrale potrà avere, potremmo essere più soddisfatti. In che senso? La questione Appio Primo. All'interno dell'Appio Primo era previsto, come diceva la consigliera Circoni, è previsto che raccolga anche il mercato rionale in sede impropria dell'Alberone. Questo è l'intendimento dell'amministrazione comunale, su questo si sta lavorando. Nessuno nega che sulla questione del mercato Appio ci sono questioni di carattere urbanistico, lavori pubblici, commercio e patrimoniali che in questo momento l'amministrazione centrale sta valutando anche rispetto all'apertura del 26, e che non hanno permesso di definire il progetto esecutivo, che è quello che da computo metrico che permette di trasferire il mercato dell'Alberone all'interno dell'ex deposito della Stefer, attualmente mercato Appio. Questa è la situazione, molto semplice. L'amministrazione che vuole intraprendere e continuare in quanto si era prefisso, cercando di superare le problematicità che quella trasformazione urbanistica porta con sé. Grazie. Consigliere Cercuoni. Praticamente ci ha detto che non sappiamo né tempi né costi. Come faccio a ritenermi soddisfatta? Non è soddisfatta. No, aspetti, però 2 minuti. I miei 2 minuti li utilizzo per dire questo. Allora, se non era definito il progetto e se non c'erano i tempi per spostare il mercato, perché è stato dato l'ok all'apertura? E questo non l'ho fatto io, non l'ha fatto manco Alemanno, grazie a Dio, perché sennò oggi mi veniva detto è colpa di Alemanno, come mi viene sempre detto. Allora mi chiedo perché è stato dato l'ok, e se un'amministrazione non è in grado di garantire qualcosa che aveva dichiarato di dover fare, è un'amministrazione che deve andare a casa perché è un'amministrazione incompetente. Grazie. Grazie. Allora, interrogazione numero 11, sempre della consigliera Cercuoni, riguardante il centro civico di via Pulia, via Mantea. Prego, consigliera. Mi risponde sempre. Sì. Povero. No, nel senso. Il povero, perché guardi, io devo dire tante cose, però lei è stato sempre presente a rispondere alle mie interrogazioni, che d'altra parte sono anche sempre le stesse, perché non vengono mai risolti i problemi. Quindi, centro civico via Polia via Mantea, quant'è? Sono 2 anni che sono stata eletta, sono 2 anni che presento quasi ogni mese la stessa interrogazione, problema sempre lo stesso: un'amministrazione che non è in grado di far rispettare le regole. E perché? Perché è dal 2008 che noi abbiamo e continuiamo a prorogare una concessione, chiamiamola così, fatta a 4 associazioni di uno stabile sito in via Polia, via Mantea, che addirittura non è collaudato e che nel corso del tempo, non essendo neanche collaudato, ha subito un incendio prima che fosse agibile, anzi prima che i vigili del fuoco concedessero di nuovo l'agibilità e quindi dicessero è tutto in regola, le associazioni già erano rientrate dentro, associazioni che ricordiamo erano state inserite all'interno di questo stabile dal presidente Medici, quindi nel 2008. Non solo, il 6-5-2014, a seguito anche di quello dell'incendio che aveva causato l'inagibilità del centro, era stata presentata sempre da me, era stata presentata un'interrogazione e la Presidente aveva dichiarato che non era a conoscenza dell'utilizzo della struttura da parte di alcune associazioni.
con tutto che all'interno del, lo so che è poco interessante, però se qualcuno mi ascolta mi fa un piacere, grazie. Sì, sì, la questione di Via Polia è molto complessa, ma non abbiamo neanche iniziato a sistemarla neanche una parte, perché per Via Polia c'erano state anche le proposte di un collaudo parziale, c'era stata la proposta di un bando, non è stato fatto nulla. La Presidente aveva dichiarato, ve lo ricordo, nel 6-5-2014, quindi più di un anno fa, che all'interno non conosceva, non sapeva dell'esistenza di alcune associazioni che erano all'interno e che lavoravano all'interno e che, ricordo, tutt'oggi fanno pagare le sale del centro civico di Via Polia, che è una struttura pubblica e per la quale loro hanno esclusivamente la guardiania, e che ad oggi l'intera struttura ancora ha un onere a scomputo dell'hotel Capannelle, che ad oggi, a quanto risulta, sta addirittura all'asta perché è stato inserito in una procedura fallimentare. Cioè un qualcosa di gigantesco che però da qualche parte dobbiamo iniziare a risolvere e che però, mi dispiace dirlo, dal 2013 che scrivo queste interrogazioni ci fosse stata una sola volta che qualcuno ha detto bisogna fare questo ed è stato fatto. Di nuovo continuo a chiedere lo stato della struttura, perché la struttura mano a mano che si va avanti diventa sempre più fatiscente e rischiamo ulteriori problemi e danni a cose e persone. L'instaurazione di tavoli di confronto con il comune per risolvere queste problematiche, perché effettivamente se non è solo compito del municipio ma è un onere del comune il collaudo, anche se, apro e chiudo parentesi, come lei benissimo sa, assessore Morgia, questo municipio ha preso in consegna lo stabile nelle more del collaudo e questo è scritto sull'ordinanza fatta da Medici. Quindi la responsabilità giuridica in caso di danni a cose e persone, in modo tale che capiamo bene che se là dentro succede qualcosa chi si prende poi la responsabilità, e oltretutto la regolarità di una presa in consegna dello stabile nonostante la non ultimazione dei lavori da parte della ditta. A questo aggiungo che non è possibile in questo municipio non saper, questa amministrazione non fa rispettare una regola che sia una. L'altro giorno sgomberano scoop perché erano occupanti, che fa scoop, si fa 200 metri e va a prendere capannoni a via Tuscolana. Ma non no, un attimo, questo con l'interrogazione non c'entra. Mi faccia finire, c'entra, no. Perché non riusciamo in questa l'argomento dell'interrogazione è Via Polia. Va bene, non allora, aspetti, sto finendo, mi fa finire, non per manco 10 minuti. Non si riesce in questo municipio a far rispettare delle regole, o meglio, ad alcuni sì, ad altri, come al solito, no. Grazie. Bene, grazie. Prego, assessore. Ringrazio. Allora, sulla questione di Via Polia, intanto l'affermazione che, diciamo, non è stata, quando fu consegnata Via Polia tutta con l'ordinanza, non è vero, cioè non risponde al vero, nel senso che il centro di Via Polia, consistente in una parte sportiva e in una parte civica, la parte sportiva fu assegnata in base a una delibera municipale così come prevedeva la norma. Dopodiché la proroga rispetto alla delibera municipale è avvenuta nel tempo. Perché? Perché, come lei ha ricordato, quell'immobile non è stato ancora collaudato e la commissione di collaudo non ha compiuto, non ha potuto svolgere il suo iter di collaudo per diverse motivazioni. Quella che sicuramente non è ultima, così purtroppo come avviene anche per qualche altro intervento nel nostro municipio, l'azienda titolare di quell'intervento è fallita e sta tutto in mano al curatore fallimentare, per cui pure la parte che lei dice degli oneri eventuali, eventualmente residui, che in cambio, come sa bene, dell'edificazione dell'albergo, è il curatore fallimentare in transazione con l'amministrazione comunale sul computo di quelle che sono state le opere svolte, che dovrà appurarla. È chiaro che, insomma, io sto rappresentando questo perché deve essere chiaro a tutti, ma poi l'ordine del giorno del Consiglio lo rappresenta in maniera plastica. Di queste problematiche, ahimè,
o per fortuna, non so, fate voi, nessuno è competenza diretta municipale. E non solo, ma sono pure problematiche legate a questioni anche di contenziosi giuridici, di interessi tra le parti che portano, come sempre, non questa amministrazione, non questo municipio, ma purtroppo il nostro paese, a dilungare i tempi per la soluzione degli stessi. L'ordinanza del presidente Medici, lo dico proprio in maniera, portava pure un tema, il fatto che il rischio in un momento particolare della nostra città, in cui l'emergenza abitativa era, diciamo, stava esplodendo, il pericolo che anche il civico di via Polia fosse occupato, e per questo fu assegnato un'ordinanza. Io non sto dando giudizi, dopodiché però ricordo a tutti noi che anche in altri ambiti, magari pure vicino a via, quello da via Tuscolano occupato da stup, non è che la legalità è al 100%, mi risulta che ci sono insediamenti, associazioni e quant'altro che, insomma, a 360 gradi, no? Forse usufruiscono di locali che non sono, come dire, nella piena norma. No, io lo dico che chi è senza peccato scaglia la prima pietra in termini politici. Consigliere Cercone? Ma infatti in questo caso mi dispiace dirlo, ma c'è una sassaiola, perché io non c'ho proprio nulla da nascondere. Chi è senza peccato, io posso scagliare questa pietra, signori. Mi dispiace per l'assessore. Comunque, per quanto riguarda il comune, io mi auguro che il comune si insinui nel fallimento, visto che gli oneri a scomputo finiranno nel fallimento, è giusto che il comune si costituisca come creditore. Detto questo, la seconda cosa, se non è di competenza municipale la maggior parte di questa situazione, mi chiedo perché è stato preso in consegna dal municipio tutto l'intero stabile. Mi pare ovvio la necessità di portare questa problematica, visto che mi è sembrato l'assessore così convinto nel poter risolvere la questione, di volerla portare nella commissione competente. E mi lasci dire l'ultima cosa, cioè non c'era stata da parte di Scoop, quella era non c'era stata un'occupazione fino a quel momento da parte delle associazioni come Uscita 23 e qualcun'altra, quindi voi avete voluto assegnargliela per fare una vera e propria occupazione ufficiale. Se questo è il metodo di lavoro, mi dispiace, ma saremo sempre e comunque contrari. Grazie. Va bene. Allora, interrogazione numero 12, sempre dalla consigliera Cercone, riguardante l'applicazione della teoria di genere. L'assessore Antonelli, per motivi di salute del papà, sta molto male, d'altra parte per motivi di salute anche l'assessore De Simone non è presente, quindi comunque credo che, se ho capito bene, l'assessore Natali risponde. Prego, consigliere Cercone. Salve a tutti. Allora, la teoria del gender... Faccio prima la domanda, prima la illustro un attimo e poi mi risponde. Allora, per quanto riguarda l'interrogazione presentata sulla teoria del gender, io prima di iniziare voglio un attimo fare un piccolo preambolo per quanto riguarda il lavoro che è stato svolto da questo consiglio nel votare all'unanimità un atto che dichiarava e sanciva la libertà educativa dei genitori nei confronti dei propri figli e quindi la libertà di scegliere quale tipo di educazione avere verso i propri bambini. Mentre scrivevo questa interrogazione, mi sono resa conto in realtà di quanto, pur parlando di democrazia di cui tanti si riempono la bocca, oggi viviamo in una vera e propria dittatura educativa. All'interno delle scuole quello che succede è chiaro a molti, ma non a tutti. Cosa succede? Succede che oggi un bambino va a scuola, una mattina è un bambino, una mattina è una bambina, un giorno non esiste un uomo, un giorno non esiste la donna, cioè tu dall'oggi al domani ti alzi la mattina e dici: io sono donna, io sono uomo, io sono X. Presidente, sta dicendo cose gravissime. Per cortesia. Non può intervenire. Per cortesia. Se vuole. Consigliere Cercone. Io stavo facendo un'interrogazione e nessuno mi ha interrotto. Illustri l'interrogazione. La sto facendo. Oggi quello che la teoria del gender mira a fare è decostruire quello che dovrebbe essere il nucleo fondamentale oggi della nostra società, che a qualcuno piaccia o meno, che è la famiglia.
Vorrei tanto entrare nel merito di quella che è la teoria del gender. Per esempio, sarebbe interessante far sapere a molti che colui che ha inventato questa teoria è uno per il quale, per esempio, la pedofilia è una cosa normalissima. Quindi noi portiamo nelle scuole una teoria. Ma se la cerco io non credo che quelle io le possa consentire, le possa consentire queste affermazioni. Allora, d'accordo? Allora, quindi sì. Illustri l'interrogazione, altrimenti non tolgo la parola. Allora, non le posso consentire queste affermazioni. Presidente, se io gender, dico... pedofilia, credo che non ci arrivo. Allora, non ci siamo. Allora, va bene? Ripeto. Chi ha inventato la teoria non è un italiano, è un americano. Questo professore americano, nei suoi scritti, dichiara che la pedofilia è una cosa normale. Adesso, se io le porto quello che ha scritto e questo c'è scritto, pretendo però le scuse da parte sua. Oggi quindi mi chiedo come sia possibile che bambini dai 2 ai 10 anni vengano destabilizzati, vessati, con idee che non possono far altro che nuocere ai bambini stessi. Non solo, la cosa peggiore è che questi ragazzini vengono utilizzati, questi bambini a scuola a 2 anni, a 3 anni, a 4 anni, vengono utilizzati come topi da laboratorio. Cioè, proviamo questi strumenti didattici, raccontiamogli delle favole un po' diverse, vediamo che succede, vediamo che cosa succederà. Non vogliamo neanche parlare di questo? Perfetto, non parliamo neanche di questo. Vogliamo parlare allora di quello che significa libertà educativa? Parliamo di libertà educativa, che questo Consiglio ha sancito con la risoluzione e non solo, che viene sancita dalla Carta dei diritti, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo all'articolo 26. Cioè, cosa vuole sapere dall'assessore? L'interrogazione è un'interrogazione, non è un... L'interrogazione è un'interrogazione, non un intervento, d'accordo? Lei deve cosa vuole sapere dall'assessore? Sto illustrando, perché... Concludo, vuole che concludo? Vuole che concludo? Scusate, io sto illustrando quello che ho scritto. Posso dire quello che ho scritto o non posso manco dire quello che ho scritto? Lo posso dire quello che ho scritto? L'interrogazione c'è scritto questo. C'è scritto che voglio sapere che cosa sta succedendo nelle nostre scuole, perché vengono delle associazioni, senza informare la famiglia, violando la libertà educativa dei genitori, dicendo ai ragazzini quello che vogliono. Questo non si può fare. Voglio sapere in quale scuole quello che sta succedendo, e dovrebbe essere anche compito suo sapere quello che sta succedendo. Io sto illustrando una interrogazione, è mio compito, è mio dovere e mio anche diritto illustrare un'interrogazione, e le continuerò a dire quello che stavo per dire, che se questo municipio non garantisce la libertà educativa dei genitori, che è sancita a livello internazionale, europeo e anche dalla nostra Costituzione, è un municipio che non è in grado di tutelare la libertà e non è in grado di fare il suo dovere. Questo è. Ora, se mi vuole rispondere, mi risponde. No, scusate, non è consentito, va bene? Altrimenti devo chiamare i vigili. Non è consentito. Mi dispiace, non si può fare. D'accordo? Comunque tengo a precisare che in questo municipio, come in tutta Italia, nelle scuole c'è una grande democrazia. Prego, assessore. Prego i vigili di intervenire, per cortesia. Voglio silenzio all'aula. Va bene? Volevo portare, secondo me, un po' di chiarezza sento che c'è molta confusione rispetto agli obiettivi didattici, probabilmente, che le scuole possono darsi. Allora, la teoria del gender è stata votata con una risoluzione, ma quella risoluzione legata alla teoria del gender parla dell'educazione ai sentimenti. Allora, se trattiamo i temi legati all'età evolutiva, ma questa è una premessa che faccio, poi entro nello specifico e ti rispondo sulle scuole e su quello che si sta facendo, che si era fatto in municipio e che poi effettivamente non ha avuto un seguito così, proprio perché la scuola può decidere in autonomia attraverso il collegio docenti. Allora, la teoria del gender, probabilmente, se approfondisci l'educazione ai sentimenti e l'educazione alla percezione corporea dei bambini e quindi alla percezione proprio della crescita, dell'identità, è un percorso didattico che le scuole fanno e che hanno chiamato in diversi modi negli anni. Il Dipartimento Servizi Educativi nel 2013 mi sembra che ha avviato questo percorso proprio per far sì che tutte quelle problematiche che nei gruppi classe, a partire dalle scuole materne dell'infanzia, si creano, potrebbe essere un livello di gruppo classe che
potrebbe migliorare le condizioni che non sono legate soltanto all'identità corporea. Ecco, questo è abbastanza problematico, che viene enfatizzato proprio perché non è legato, non è un progetto legato a far emergere l'identità corporea maschile o femminile, perché i bambini a quell'età non sono intenzionati sostanzialmente a una identificazione, viene abbastanza naturale, ma alla crescita dei propri sentimenti, quindi alla verbalizzazione dei sentimenti, delle capacità motorie, delle capacità psichiche, quindi è proprio un livello di approfondimento emotivo abbastanza diverso. Quello che è successo, che è stato fatto qui nel municipio, insomma, raccogliendo un po' le informazioni che l'assessore ha lasciato agli uffici, è che la scuola infanzia Faro dei Bimbi nell'anno 2013-2014, in maniera molto informale, con un insegnante titolare, insomma, della cattedra, ha fatto questa sperimentazione proponendo delle letture ai bambini della fascia di 5 anni, delle letture ai bambini in modo assolutamente autonomo, cosa che nei programmi educativi probabilmente loro in qualche modo possono avanzare. I libri erano personali, gli strumenti didattici sono videoletture e giochi. Mentre invece le letture che, su cui è ritornata un po' a sottoporre tu la domanda nell'interrogazione, che erano le due scuole Bobbio e invece l'altra è le marionette, per quanto riguarda invece queste iniziative sono state messe all'ordine del giorno del collegio dei docenti, che poi non si è mostrato favorevole, e teoricamente in quella sede lì era stata concordata una riunione anche con i genitori. La riunione con i genitori non è stata poi effettuata e quindi non si è avuto un reale consenso a proseguire. L'incontro con le famiglie non c'è stato, l'insegnante poi chiese il trasferimento presso un'altra scuola dell'ex nono municipio. Il collegio dei docenti dell'infanzia, della scuola dell'infanzia Bobbio e delle marionette, in accordo con il funzionario educativo, hanno acconsentito alla partecipazione al percorso della formazione di base, la formazione di base quella proposta dal Dipartimento nell'anno scolastico 2013-2014 sulle differenze di genere condotto dall'associazione SCOS. Gli argomenti trattati sono stati la lettura il primo anno, il gioco il secondo anno. Il funzionario educativo riferisce che non c'è stata una grande ricaduta dal punto di vista della formazione rispetto alle scuole, e diciamo che non ci sono state ricadute neanche per quanto riguarda attività didattiche legate al percorso. È stato un percorso esclusivamente formativo legato alla crescita e all'identificazione di genere. Tra iniziativi, l'altra domanda probabilmente era se c'era stato un costo pubblico, a quanto ammontano tali costi. Non ci sono stati né finanziamenti e né sono stati forniti materiali a tal proposito. Questa è stata un'iniziativa del Dipartimento Formativa, del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, legata appunto alla formazione dell'identità dei bambini. Si è svolto un incontro con le insegnanti e le educatrici con il Dipartimento a metà percorso, un altro incontro per la restituzione dell'esperienza in programma per il 13 giugno. Hanno partecipato, mi sembra, 8 ambiti, uno di ciascun municipio, scelti dal Dipartimento. Quindi questo era un progetto del Comune che ha avuto una ricaduta sperimentale. Le sperimentazioni negli asili nido, tutte le ricerche che sono state fatte in ambito educativo vengono attraverso le sperimentazioni. Le sperimentazioni vengono dall'università e dal CNR, quindi la sperimentazione che fa un Dipartimento Servizi Educativi è una sperimentazione che viene dall'università, per cui io ritengo che per quanto riguarda queste iniziative io credo che noi dovremmo valorizzarle anziché invece in qualche modo condannarle. La famiglia fa parte dell'entità del bambino nella crescita, quindi è qualcosa che consolida comunque l'identità del bambino, e la capacità di parlare di sé è un'altra cosa. Grazie. Consigliere Cercone. Ovviamente quando ha detto che il Dipartimento Servizi Educativi ha portato avanti questo progetto significa che qualche soldo c'è stato e a qualcuno è stato dato, quindi non è vero che i costi pubblici, anche quando noi mandiamo qualcuno a fare, anche l'insegnante, che il personale scolastico è andato a fare dei corsi, anche in quel caso noi utilizziamo fondi pubblici. Comunque quello che mi preme dire è che il bambino purtroppo quando va a scuola, prima della scuola c'è la famiglia, e la famiglia è il primo soggetto che deve educare. I bambini devono essere educati, se vogliamo parlare di libertà educative, come dice la famiglia. Se questo non avviene, questa non è più una democrazia ma una dittatura. Scusate, per cortesia, in questo paese abbiamo conosciuto la dittatura, ma era un altro periodo. Allora, consigliere Cercuni, interrogazione numero 13, prego. Posso solo far presente che sono l'unica che viene interrotta dal Presidente e dai consiglieri quando fanno le interrogazioni, l'unica. Comunque, parliamo anche lei interrompe. Teatro di Villa Lazzaroni, parliamo anche di questo, uno di quegli argomenti che ogni volta ci ritroviamo
a cadenza mensile quasi, o almeno quando viene convocato il consiglio sulle interrogazioni. Villa Lazzaroni era un qualcosa che doveva essere terminato, e me lo disse il gentile assessore Morgia, nel giro di poco tempo, comunque entro dicembre 2014. L'unico intoppo, passatemi la parola, era una piccola variante che doveva essere accordata, portata al progetto iniziale, ma accordata, e quindi nel giro di pochi mesi si sarebbe tutto quanto, si sarebbe potuto riaprire il teatro e potevamo utilizzarlo. Questo ovviamente, come al solito, non è avvenuto e le interrogazioni lo dimostrano. Quindi mi sono chiesta, anzi ho chiesto, l'attuale stato dei lavori, il costo totale della ristrutturazione, perché sempre ristrutturazione era, il termine per la conclusione dei lavori e il futuro utilizzo del teatro, stante la necessità di assegnare gli spazi tramite un bando pubblico per evitare, come al solito, assegnazioni dirette alle solite note associazioni. Grazie. Assessora. Allora, senza polemica, ma le solite note associazioni, se poi magari facciamo, diciamo, le cose pubbliche, tutti quanti poi rispondano nel merito di quelle che sono le solite note associazioni, e magari ognuno c'ha da aggiungercene qualche altra. Quindi questa amministrazione, il municipio, è sicuramente intenzionato all'assegnazione nel momento in cui i locali saranno idonei, tramite bando. Questa cosa è, diciamo, rispondo io, ma l'assessore Gian Siracusa, su questo competente, la cultura non solo è d'accordo, così come tutta la giunta. E quindi sgombriamo il campo a qualsiasi polemica strumentale. Per quanto riguarda i lavori del teatro, magari chi è esperto delle questioni più del nono al municipio ricorderà, il finanziamento per la ristrutturazione era un cofinanziamento di carattere regionale e di carattere comunale. Non solo, la piccola variante, è vero, era piccola, però ci aveva come incombenza, da un punto di vista tecnico amministrativo, il parere del genere civile, che rispetto alla variante doveva dare il proprio parere. E questi tempi non sono calibrabili neanche con le migliori intenzioni dell'amministrazione del Comune di Roma, perché gli organismi che intervengono sono di carattere regionale, anche perché, come poc'anzi ho ricordato a tutti noi, ma sicuramente lo sapevate tutti, il finanziamento era di quel, anche nella parte più consistente, fornito dalla Regione. Allora, attualmente i lavori sono stati eseguiti all'85%. Mancano le opere di finitura interna e il completamento della zona del bar, la cui esecuzione è stata sospesa in attesa di verificare il funzionamento delle apparecchiature di condizionamento dell'aria e di produzione di acqua sanitaria. Cioè, cosa mancava in quel momento? Chi frequenta molto spesso Villa Lazzaroni, molti di voi lo fanno, sapevano che ci sono stati dei lavori rispetto ai servizi sia del gas che dell'energia elettrica per portare queste utenze nel carico, diciamo, a sufficienza nella villa, ed è chiaro che alcuni lavori non potevano essere effettuati se prima Acea e Italgas non effettuavano questo tipo di servizio, dopodiché le prove di carico. Adesso siamo in questa ultima fase con i problemi dell'impiantistica del condizionamento dell'aria, per cui io credo che i lavori, quanto trovo conferma pure di quanto mi hanno, come dire, comunicato gli uffici, riprenderanno nella seconda metà di giugno per concludersi nel mese di ottobre. Il finanziamento complessivo per la ristrutturazione del teatro ammonta a 875.000 euro, di cui 585.000 con un contributo della Regione Lazio. Tenete conto che siamo in presenza di un edificio di pregio, in un contesto di pregio, per cui i vincoli rispetto ai materiali e quant'altro non c'è bisogno che ve li dica io, siete tutti
Io credo che noi dobbiamo fare un grande sforzo su questo, perché è sicuramente un punto di eccellenza per tutto il municipio, e che possa anche nell'allestimento, perché il finanziamento completo, qui si parla della ristrutturazione, senza che ci prendiamo in giro, non vorrei che qualcuno fa l'interrogazione a ottobre e dice ma il teatro non è aperto, insomma, i lavori... No, ho capito, però cioè, io con tutto rispetto ci mancherebbe, con il dovere pure di dover rispondere, però poi insomma siamo, e chiunque di noi può fare, diciamo, un lavoro di, come dire, di sensibilizzazione attraverso pure i riferimenti comunali per poter poi allestire il teatro e poterlo finalmente vedere, diciamo, all'opera. Grazie. Consigliera Cercone? Secondo lei, ma posso essere soddisfatta che doveva essere finito un anno fa? Ovviamente no. E poi mi fa specie, mi fa anche sorridere, che già ho messo le mani avanti, non mi fa dell'interrogazione a ottobre chiedendo perché non sono finiti i lavori, quindi già no, io ho detto un'altra che a ottobre non ho finiranno. Detto un'altra cosa. I lavori comunque finiranno, perfetto. Allora io a ottobre non avrò necessità di fare alcuna interrogazione. Grazie. Ah, ovviamente non soddisfatta, mi pareva. Allora, interrogazione numero 14. Riguardante il PUP Viale Giulia Agricola. Consigliera Cercone, prego. Lo so, però... Allora, sto benedetto PUP. Allora, assessore Morgia, finalmente abbiamo tolto il gabbiotto, abbiamo tolto le transenne, è rimasto tutto com'era, pieno... Posso dirlo? Pieno di topi, pieno di zozzeria, con la gente che deve camminare e i bambini che ci camminano in mezzo. Ma è possibile che noi a Giulia Agricola non riusciamo a mettere in ordine una situazione che va avanti da anni, anni e anni? A me sembra tutto incompleto. Non c'è una cosa che inizia, una cosa che finisce, una responsabilità che viene presa e una responsabilità che si porta a termine. Sempre così. Ah, è ovvio che io poi sono costretta a fare 20 interrogazioni sulla stessa cosa. Le interrogazioni, sono pazza, non le faccio le interrogazioni. Eh no, assessore, può pure alzare gli occhi, ma non so pazza. No, nel senso che sarò pure... No, no, posso essere... No, posso anche... Io ammetto che so pazza, però voi inconcludenti. Per cortesia, per cortesia. No, scherziamo, stiamo scherzando. Su tale situazione inoltre si è espresso il TAR, che ha pagato, che ha condannato a pagare il Comune di Roma per 750.000 euro alla ditta. Adesso io mi chiedo, ma quell'area quando viene risistemata bisogna coprire le buche, non basta andare a togliere l'erba e lasciare mucchi di erbacce al lato della strada, non è sufficiente passarci una volta ogni 3 mesi finché l'erba non ha superato l'altezza del primo piano per poi rilasciarlo così per l'ennesima volta e aspettare altri 3 mesi, serve un intervento decisivo che risolva il problema delle buche che sono state fatte dalla ditta e che rimetta in condizioni decenti, passatemi il termine, quell'area che è stata martoriata, i cui cittadini vivono, i cittadini che vivono al lato, che vivono su quella strada, hanno subito prima il cantiere, poi tutte le transenne che sono state lasciate al bordo senza essere manutenute, cioè una situazione che secondo me non può più andare avanti, ma guardi, glielo dico veramente con una tranquillità che è proprio... Siamo sfiniti, perché sempre delle solite cose, quindi l'interrogazione è chiara, costo dei lavori di ripristino, oltretutto questo municipio, la commissione controlli di sicurezza e legalità se n'era occupata, attendevamo dagli uffici di sapere il costo dei lavori di ripristino della sicurezza, i tempi di intervento e ovviamente, visto che non immagino che nessuno sia stato con le mani in mano, i rapporti che sono intercorsi con le competenti autorità comunali in forza dell'atto municipale del 15 aprile 2014. Le faccio presente che è passato più di un anno. Grazie. Prego, assessore. Consigliera, credo che era circa un anno fa dove... Sullo stesso argomento ho riferito al Consiglio, palesando la mia preoccupazione rispetto a un possibile pronunciamento del TAR contrario all'amministrazione comunale. Fui pure contestato in aula. Devo dire che purtroppo, lo dico, gli eventi
hanno condannato l'amministrazione al risarcimento dei danni, come lei lo ricordava. Allora, questa è una di quelle cose, lo ricordavo nell'interrogazione che mi è stata posta dal consigliere Matronola, sicuramente che nascono storte, e la sentenza del TAR lo dimostra, ha dovuto derimere un contenzioso giuridico giudiziario tra l'amministrazione comunale e il privato operatore. Allora, il costo dei lavori per il ripristino dell'area antecedente agli interventi è di 212.631,54 euro, IVA compresa. Il municipio, io mi chiedo se, e ve lo chiedo pure a voi, senza falsa propaganda, se nell'attuale stato, rispetto alle priorità manutentive dei sedimi stradali, è in grado di stornare una cifra così rilevante, che è, non voglio fare manche percentuali, rispetto a quanto ha per tutto l'anno per fare quel determinato lavoro. Se poi il Consiglio determina di togliere fondi da altre cose per destinarli a quello, io sono a disposizione, però questo è il dato e nessuno si può nascondere dietro le buone intenzioni. Per quanto riguarda lo sfalcio e la pulizia, è noto a tutti che c'è una difficoltà, lo dico pure rispetto ad altre interrogazioni che non sono state formulate sullo stesso argomento. I quotidiani romani, e non solo, si occupano tutti i giorni di questa problematica. Una problematica che, senza nasconderci, è connessa pure agli eventi di mafia capitale. Non dico di risorse, attenzione, ma tigro rispetto a quegli eventi. Perché? Perché gli appalti del verde, che sono quelli che determinano almeno il mantenimento decoroso di quell'area, sono bloccati. E con le risorse a disposizione, anche umane, dell'ufficio giardini del municipio, è chiaro che è difficile coprire tutto questo tipo di interventi. Allora, questa è la difficoltà che si ha in questo momento rispetto alla pulizia delle aree verdi, che ahimè purtroppo non riguardano solo Giulia Chicola, ma tante altre aree nel nostro municipio, dove non si riesce a far fronte, perché quel tipo di servizio negli anni, diciamo negli ultimi 15 anni, era in gran parte nell'amministrazione comunale svolto da operatori esterni all'amministrazione, per l'oggettiva mancanza di personale operaio e specializzato addetto a tipo di servizio. Grazie. Consigliere Cercuoni. Le paghiamo tutti. State, per cortesia. No, io volevo... Allora, prego, consigliere. Effettivamente 231.000 euro sono molti, significa che grande il danno che è stato fatto. Allora forse il municipio, visto che io me la sono letta la sentenza, il municipio avrebbe dovuto pensarci meglio prima, perché i soldi che noi abbiamo pagato è perché il municipio ci ha ripensato. Prima diceva che era utile, poi dopo un po' ha detto no, forse non mi conviene più, e quindi noi abbiamo pagato 750.000 euro. Allora, assessore, io credo che compito di questo consiglio, se diciamo e ci prendiamo la responsabilità che non possiamo tirare fuori 231.000 euro, dobbiamo trovare altre soluzioni per garantire a quei cittadini che abitano su quell'area di vivere in condizioni decenti. Quindi io mi auguro e mi aspetto che in commissione, nelle commissioni competenti, verrà trovata una soluzione adeguata, se ad oggi non riusciamo a richiudere due buche che sono state fatte e che addirittura non qualcuno, ma i giudici ci hanno condannato dicendo che la colpa era la nostra. Quindi noi forse, prima di dire questo non lo possiamo fare, prendiamoci la responsabilità, io oggi me la prendo, dico non ce l'abbiamo già 231.000 euro? Probabilmente non ce l'abbiamo, però poi scusi, ma aspetto che il resto vada tutto bene, perché se quei soldi non li utilizziamo per Giulia Agricola, ma li utilizziamo per le strade o per altre cose, almeno le strade mi devono essere fatte bene.
E no, che dopo due giorni mi viene detto non ci abbiamo manco i soldi per le strade, perché così veniamo presi in giro e non ci possiamo stare. Quindi ci prendiamo questa responsabilità, non ci sono 231.000 euro, va bene, però dobbiamo garantire che ogni santissimo mese c'è qualcuno che va là, che pulisce e mantiene quell'area in sicurezza. Questo deve essere detto. Grazie. Ah, ovviamente grazie. Non... Allora, interrogazione numero 16, riguardante l'immobile di via Assisi, sempre la consigliera Cerconi, prego. Che c'è il centro immigrazione là. Allora, via Assisi, altro flagello di questo municipio, ovviamente mai risolto. E qualcuno mi dirà, come facciamo noi, povero municipio, a risolvere una cosa così grossa? Benissimo, allora mi auguro che qualcuno si sia adoperato presso il comune. Mi auguro di sì. Allora mi auguro che qualcuno oggi tiri fuori il carteggio o mi dica quali sono i rapporti che sono intercorsi con il comune, visto che era semplicemente sufficiente prendere dei servizi sociali che tra l'altro dipendono dal municipio, portarli nell'ex cartiera. Io immagino che dopo tutto quello che c'è stato, tutti quanti conoscano la condizione in cui si vive, all'interno e in cui si vive all'esterno, perché purtroppo anche all'interno la condizione è molto molto precaria. C'è stato il caso di TBC, ci sono casi in cui le persone vivono senza acqua, senza gas, nei rifiuti. Io mi chiedo com'è possibile che ad oggi, dopo tanti mesi, nessuno è intervenuto e nessuno ha fatto niente. Allora io sono presa la briga anche di parlare con la Ligestra 2, la quale giustamente dice: a noi nessuno ci dice niente, se nessuno ci dice niente, perché io che dovrei solamente manutenere, cioè gestire quell'area, devo anche pulirla? Allora io mi chiedo, che cosa ha fatto questo municipio per rendere decorosa quell'area, per chiudere la cartiera, per trovare una soluzione per le persone che sono all'interno di questa cartiera e per rendere vivibile l'area al di fuori? Perché probabilmente molti di voi non ci sono mai entrati o ci sono entrati dopo che è successo tutto quanto, quindi dopo che uno aveva visto com'era, tanto per farsi la passerella. Assessore, io non so chi risponderà, immagino sempre lei, che io per questo, guardi, veramente non so se risponde lei, comunque la ringrazio perché alle mie interrogazioni è sempre venuta, ha sempre risposto. Qual è la situazione ad oggi? Gliela dico, così lei mi dice se sa qualcosa più di me, anche se purtroppo dubito. L'esito della procedura di vendita, la prima vendita ha avuto esclusivamente una società, che è la Navarra Costruzioni, che addirittura non aveva fatto un'offerta, ma si era detta interessata. Detta interessata non era sufficiente, l'offerta che aveva avanzato era troppo bassa rispetto ad una stima che è di 7 milioni più o meno e 500, quasi 8 milioni diciamo, per l'intero immobile, e quindi prima offerta di vendita la mettiamo da una parte. Apertura della seconda, che si chiuderà il 30 maggio, noi vorremmo sapere come, quello che succederà. Ma glielo dico perché probabilmente quegli 8 milioni non verranno, passatemi il termine, sganciati da nessuno. Perché? Perché lì non c'è solo un problema di demolizione o di ristrutturazione dell'intero stabile, là c'è un problema di Ethernet, di immondizia che deve essere eliminata. Quindi io mi chiedo, le domande erano corte e molto chiare. L'esito della procedura di vendita, l'attuale costo della bonifica, le modalità e i tempi di intervento, e le dico di più, tutte le forze dell'ordine con le quali ho parlato, e sono tutte quelle che dovevano essere coinvolte, tutte quante stanno esclusivamente aspettando l'ok dal municipio. Allora io mi chiedo, come è possibile che oggi stanno tutti aspettando che il municipio faccia qualcosa? E il municipio che fa? Non fa niente, perché ormai è passato tanto tempo, quindi ormai magari le acque si sono un po' calmate, nessuno è più così arrabbiato, quindi aspettiamo la prossima bomba, finché poi qualcun altro non farà riscoppiare tutto quanto. Vabbè, ok, hanno anche, ecco, vabbè, io ho omesso dire accoltellamenti vari, ho omesso di dire droga, ho omesso di dire tutto quello che succede là dentro, ma perché lo sappiamo? Allora il problema è, quali sono gli atti posti in essere dal municipio
per contattare gli enti competenti che devono fare lo sgombero, enti competenti che sono anche enti che dipendono da questo municipio, perché i servizi sociali dipendono da questo municipio. Allora non si può sempre dire il municipio non può fare niente, il municipio può fare, non sta facendo e oggi deve agire e ci deve dare però una data entro la quale agisce, perché non può essere accettato altro. Grazie. Prego, assessore. Io, diciamo, dal punto di vista della proprietà, io mi perdono di, se non vorrei essere, diciamo, fastidioso, però quanto da lei rappresentato rispetto al leader che si sta, che sta sviluppando per la vendita di via Assisi, è quello che lei ha raccontato nella sostanza, e allo stesso modo sarà cura della Presidente, dell'assessore alle politiche sociali, anche mia, di reperire le informazioni dell'esito delle manifestazioni di interesse che possono venire e quali sono state le offerte alla società che è detentrice di quell'immobile. Le difficoltà di intervento le ha raccontate lei, dicendo che quel tipo di immobile non è di proprietà comunale, pubblica, municipale, ma di un ente in SPA, anche se di matrice pubblica. Quindi cercheremo, terminato diciamo il tempo a disposizione per manifestazioni di interesse, ritorneremo sull'argomento per cercare di capire l'evoluzione. Io mi permetto di dire una cosa che mi pare di capire, anche se l'ha detto in generale, condivide anche lei. La valutazione della base delle manifestazioni di interesse io ritengo che sia elevata. Ma perché? L'immobile sicuramente in una situazione, diciamo, abbastanza centrale nella nostra città, ma i vincoli che quell'area hanno rispetto a possibili utilizzi, cambiamenti di destinazione e quant'altro, sono stringenti, per cui la proprietà si deve rendere conto che i quasi 9 milioni di cui lei faceva cenno sono una cifra che non vale l'immobile, tenendo conto anche delle varie bonifiche di cui lei qualcuna l'accennava, ha bisogno l'area per poter essere utilizzata secondo la progettazione che i proprietari futuri, compatibilmente alle norme urbanistiche, vorranno dare. Questo dal punto di vista proprietà. Quello su cui mi permetto di dire non risponde a vero è il disinteresse del municipio. La prima occupazione credo risalga al 2009 e poi con cognizione di causa gli posso dire di un interessamento personale, non mio, rispetto al ruolo che svolgevano alla fine di marzo, quando ci sono stati gli evidenti, perché l'interlocuzione non solo con l'amministrazione comunale e con la responsabile della sicurezza del sindaco, la dottoressa Matarazzo, ma anche col commissariato di pubblica sicurezza San Giovanni, rispetto a cercare di superare quelle criticità che i cittadini reclamano su quella zona. Mi permetta di dire con una battuta, quando tutti dicono che aspettano il municipio, forse non dicono la verità, e questo sa, magari in un'audizione, in un confronto, se vuole lo promuovo anch'io, magari con il comandante della polizia del Settimo Appio, che le dico, ha parlato personalmente con la proprietà, cioè questo per solo per dirgli che poi, insomma, non la raccontano, è che la proprietà non si vuol far carico di quello che secondo me, secondo l'amministrazione, gli è stato anche intimato, della bonifica dell'area. Grazie.
Consigliere Cerconi. Assessore, però se lei mi viene a dire che le è stato intimato, lei dovrebbe portare qui l'ordinanza o l'atto di intimazione per il quale è stato chiesto, perché parlare tanto per parlare non va mai bene. Allora, il problema sa qual è? Che io, anzi oggi, decideremo, faremo l'ennesima riunione in municipio che non servirà, perché purtroppo se gli organi competenti non vogliono muoversi, in questo caso deve essere il presidente che si fa portatore di questa situazione, non andremo avanti. Lo stabile è pubblico, non può essere venduto a meno. Pubblico, è un SPA la proprietà. No, a parte che SRL, semmai SRL, semmai SRL. Ma sta scrivendo, è una digestra 2 SRL, guardi che non si è letto bene le cose, a 100%, bene, grazie, per favore, prego consigliere, a 100% partecipata pubblica, vabbè, però non fa niente. Detto questo, le faccio solo presente che chi determina il costo dell'atto di offerta non è che è la società, è il Ministero è la Corte dei Conti. Se è la Corte dei Conti che lo determina, significa che c'è un lato pubblico, siamo d'accordo su questo? Significa che non basta dire c'è un'intimazione, perché se un privato non adempie, l'amministrazione deve fare tutti gli atti conseguenziali. Allora io mi chiedo, c'è stata un'intimazione, perfetto, il privato che dice lei non ha adempiuto, che cosa ha fatto l'amministrazione? Niente, si fa prendere in giro così, credo non sia più possibile, quindi io chiedo formalmente di risolvere, vuole aspettare che si finisca questa offerta di vendita? Finisce il 30 maggio, tra poco, aspetteremo anche questa, però poi nell'arco di 15 giorni se non c'è stato nessun affidamento, non c'è stato nessuna, non è andata a buon fine l'asta, pretendiamo e si deve intervenire con tutte le forze che abbiamo a disposizione per risolvere una questione che non è una questione, sa, dice, di poco conto, di una strada con una buca, che anche quella non è che è di poco conto, ma sicuramente meno urgente di una situazione in cui c'è la TBC, in cui ci sono i topi, in cui le persone, e mi scusi, non ha fatto cenno però alle politiche sociali, quindi io questa interrogazione la ripresento a metà a giugno, quando ci sarà il prossimo consiglio, per vedere quello che è stato. Grazie, consigliere Cerconi. Allora, interrogazione numero 17, prego, consigliere Cerconi. Mura, Parco delle Mura Aureliane. Allora, questo è molto, molto semplice e anche molto breve. Il Parco Lineare delle Mura Aureliane parte da Porta Metronia, e su questo apro e chiudo parentesi. Alleluia, ce l'abbiamo fatta, è cantierizzata la rotonda di Porta Metronia, infatti ha visto, non ce l'ho messa nelle interrogazioni, sennò pure quella era da ripetere. Parco Lineare delle Mura Aureliane lasciato completamente abbandonato. Bambini che giocano nel parco, il parco ovviamente non ha né giostre né nulla, è giusto un po' d'erba con il sentiero per le biciclette, le panchine, fatto benissimo se fosse manutenuto, manutenzione pari a zero, bottiglie, cocci, parliamo, sì sì, ma io questo l'ho detto, per il perché della mancata manutenzione del parco, il periodo in cui è previsto l'intervento di pulizia e la programmazione degli interventi manutentivi del Parco delle Mura Aureliane. Ah, riapro e richiudo parentesi, è necessaria una programmazione, perché se è vero che non abbiamo soldi, a maggior ragione dobbiamo sapere quando si fa il parco, quando si fa la strada, cioè come facciamo ad andare avanti così, senza avere date, senza dare risposte concrete, senza dare una data certa o delle risposte certe. È una situazione proprio, non è il problema di mancanza dei soldi qua, è proprio mancanza d'organizzazione. Questo è il problema fondamentale secondo me. Quindi io mi chiedo, visto che è stata un'opera fatta molto bene, su questo sono molto d'accordo, che è anche illuminata, è molto frequentata perché è molto utile, servirebbero due giochi, un'area cani, però quella magari aspettiamo. Voglio sapere quando sarà riutilizzabile, perché se uno porta un ragazzino a giocare in un'area del genere, rischi che tocca per terra e si taglia tutta la mano. Non è possibile una cosa del genere, visto che sono anni che non viene fatta una pulizia totale dell'area, mi chiedevo quando fosse in programma. Grazie. Grazie a lei. Prego, assessore. Allora, distinguiamo, diciamo, la pulizia dal taglio dell'erba. Per quanto riguarda il mantenimento di un'area di pregio che è nel nostro municipio, ma non perché altre siano meno importanti, io richiamo a quello che ci siamo detti anche rispetto alla questione di Giulia Agricola. Non è una questione d'organizzazione, vedete che consigliera, io credo che gli uffici, l'amministrazione, il personale
dia il meglio di sé anche nella situazione contrattuale che insomma e le vicende insomma conosciamo. Il punto è che strutturalmente l'amministrazione comunale negli ultimi 15, 10, 5 anni sempre crescendo ha svolto le funzioni di sfalcio dell'erba prevalentemente con l'apporto di soggetti esterni, quindi con gli appalti che sono nella situazione che ho descritto prima e non mi voglio ripetere. Per quanto riguarda lo specifico, io credo che un intervento dell'ufficio giardini ci sia stato, credo, recentemente per taglio dell'erba, che comunque può ritardare, anche perché per lo stesso motivo forse c'è un'emergenza dentro una scuola. Io lo dico, ma non è, guardi, lei dice è impossibile programmare, sì è impossibile programmare. No, è che si deve programmare, certo gli uffici sarebbero i primi, sicuramente sarebbero il più grande beneficio. Il problema è che si lavora sull'emergenza, perché si programma quando si pianifica e quando si è a disposizione delle risorse, no? Cioè, lei anche se è giovane di consigliatura, lei deve sapere che l'amministrazione comunale, ahimè, per un quinquennio quasi, e anche in questa consigliatura, è andata avanti a dodicesimi. Cioè la possibilità d'utilizzo delle risorse economiche non era possibile pianificare. Perché? Perché la disponibilità delle risorse non era certa, anche se erano scritte a bilancio. Allora, lei capisce che in questo contesto è giusto che i cittadini rivendicano questo, sì, è ben chiaro. Io non sto giustificando lo Stato, ma questo è lo Stato e questo è il livello dei problemi che noi dobbiamo affrontare. Io mi auguro che lo sblocco degli appalti, così come l'assessore Marino abbia detto, anche nel campo dei rifiuti, possano dare una risposta che tutti quanti noi desideriamo e che questa città si merita e che in primis i cittadini forse non riescono più a supportare, giustamente, dico, grazie. Consigliere Cercone. No, guardi, mi dispiace, ma creda, sarò pure giovane, ma di sentire che non ci sono i soldi, che andiamo solo in emergenza, sarà anche la verità, ma bisogna fare qualcosa, perché non se ne può più. Allora io mi chiedo, siamo andati in emergenza, ma qua dentro al municipio tutti gli alberi potati, tutti i rami portati via, andata bene qua. E allora, mi scusi, no, ma mi può spiegare quello che vuole, però mi chiedo, qua dentro l'abbiamo fatto, allora significa che l'abbiamo programmato per farlo, perché non era un'emergenza? Ok? Ah, e qua era emergenza allora. Allora io mi chiedo, quando arriverà l'emergenza del Parco delle Mura Aureliane, quando qualcuno si fa male? Io semplicemente questo, esatto, uguale, via Genzano, emergenza, lavori bloccati. Allora mi dispiace, probabilmente non è neanche colpa sua, vogliamo dire questo, vogliamo dire che lei difende anche l'indifendibile. Perfetto, lei oggi qua si trova a difendere l'indifendibile, perché non posso più accettare che mi si dica sempre non ci sono i soldi, si va in emergenza. È una famiglia normale pure, non c'è soldi, però in qualche modo mangia. E il municipio deve fare uguale, non ci stanno i soldi, ma le opere le deve fare uguali, in un modo o nell'altro. Grazie. Allora, interrogazione numero 18, i consiglieri Lozzi e Coia, riguardante percorso pedonale tra la fermata metro Anagnina e la sede Istat, quartiere Osteria del Curato. Consigliera Lozzi, prego. Allora, riguardo a questa interrogazione, praticamente è dal 2013 che i dipendenti della sede Istat di via Tuscolana 1788 hanno segnalato sia al Comune di Roma che al settimo municipio la pericolosità per i pedoni del tratto di strada che va appunto dalla sede Istat alla fermata metro Anagnina. Quel tratto di strada è percorso a piedi anche dalle persone che devono raggiungere il quartiere di Osteria del Curato. L'unico modo per raggiungere quel lato del quartiere e anche la sede Istat, che comunque è raggiunta tutti i giorni dai dipendenti che sono parecchi, praticamente i pedoni devono fare dei percorsi ad ostacoli tra macchine in doppia fila, c'è un distributore della benzina, manca il marciapiede in alcuni tratti e quindi è a livello, per i pedoni è molto pericoloso quel tratto di strada. Inoltre in quello stesso punto circa un anno fa è stato chiuso il parcheggio
sotto la Tuscolana, proprio perché era stato detto che dovevano essere fatti dei lavori per la viabilità in quella zona, ma ad oggi di quei lavori non se ne sa nulla. Siccome per quanto riguarda proprio la messa in sicurezza del percorso per i pedoni non si è avuta risposta né dal municipio, anche se non credo sia tutta competenza del municipio, né tantomeno dal dipartimento, con questa interrogazione vorremmo sapere questa amministrazione, insomma la Presidente, la Giunta, che cosa intende fare per mettere in sicurezza, per quanto di competenza, o sollecitare il Comune per quanto di competenza del Comune, per mettere in sicurezza quel percorso pedonale appunto tra la fermata Metro Anagnina, il quartiere di Osteria del Curato, in particolare la sede Istat di via Tuscolana. E la seconda domanda era sapere quali sono i lavori previsti per la viabilità di quella zona e perché ancora non hanno avuto inizio. Grazie. Grazie a lei. Prego, Assessore. Grazie, Assessore Lozzi. Scusi, glielo auguro. Spero che non sia, se si offenda, glielo auguro magari. No, è un augurio, spero che la prenda come un augurio. No, intanto una piccola divagazione, mi perdonerà il Presidente del Consiglio. Non sono fermi i lavori di via Gianziano, tutt'altro. Sì, perché la consigliera accennava a quello. I lavori di via Gianziano proseguiranno e verosimilmente entro la metà di giugno saranno completati. C'è un momento di stop in questa settimana perché la CEA, che ha terminato il collettore, il tratto di collettore tubolare, non ha terminato il suo lavoro e sta riconsegnando il cantiere al Dipartimento SIMU. Questa è la verità, il resto non risponde a vero. Questo per chiarezza di tutti e rassicurare i cittadini. Io credo che forse anche domani potrebbero cominciare i lavori, forse. Però questa è la verità e mi dispiace che insomma si fa polemica in maniera non vero. Allora, il tema posto dalla consigliera Lozzi, devo dire già, credo alla fine di dicembre, in cui io ho interloquito anche con l'amministrazione comunale centrale, sia col Dipartimento SIMO che l'Agenzia di Mobilità, attiene a un tratto di via Tuscolana, alla laterale di via Tuscolana, che non ha un percorso in sicurezza a marciapiede, seppur minimo, nel tratto che va da via Mormanno fino all'entrata della metro. Questo è, cioè prima di via Roccella Ionica, tranne che nel tratto che davanti al distributore di benzina. Allora, quel tratto, di essendo grande viabilità, la consigliera correttamente l'ha detto, anche se parzialmente, ha come competenza l'Agenzia della Mobilità, che determina quali sono le opere e che tipo di opere e le caratteristiche che debbano avere sulla grande viabilità, e il SIMU. È chiaro che nella situazione attuale è difficile, insomma, intervenire su un tratto di marciapiede come questo rispetto al contesto più generale. Io non so se ci riusciremo, però sempre riferita alla interrogazione che aveva fatto in inizio di seduta il consigliere Matronola, il sottopasso, il rinvio, laddove deve venire il rinvio, fanno parte dei lavori che il lotto funzionale 3 prevedeva. Non so se riusciamo magari anche attraverso i dipartimenti competenti a completare con interventi pubblici quello che l'opera privata, il privato realizzerà. Io mi auguro di sì, e questo sarà lo sforzo che già sto facendo, ne avevo risieduta sia la Commissione che il Consiglio, rispetto a questo tipo di sensibilizzazione, per porre, nel momento in cui si completa
quel quadrante, diciamo, di avere una viabilità in sicurezza per tutti i cittadini, non solo per logicamente i lavoratori dell'Istat. Grazie. Consigliera Lozzi. Sì, l'unica cosa, non ho capito invece i lavori là quando dovevano cominciare, quelli dove è stato chiuso praticamente il parcheggio là sotto, se lo vuole dire prima che risponda. No, i lavori dovevano, lo ricordavo anche al consigliere Matronola, nell'estate del 2014 erano ripartiti. Dopodiché si sono rifermati per quelle problematiche che ho esposto rispetto alle questioni legate ai contenziosi giuridici che ci sono tra il Comune di Frascati, Dipartimento PAU, l'amministrazione comunale e la società che deve realizzarli. Grazie. Milano 90. Scarsellini. Prego, consigliere Luzzi. Allora, diciamo, io non sono soddisfatta, ma non per l'impegno o meno dell'assessore, perché quando si tratta di cose di competenza del comune, purtroppo questo municipio è sempre bistrattato, e quindi i primi a non dover essere soddisfatti forse dovrebbero essere proprio i consiglieri di maggioranza, che hanno contribuito a fare eleggere chi ci rappresenta oggi in comune. Questo municipio non è mai tenuto in considerazione, è il municipio più popoloso di Roma e nel piano di manutenzione stradale hanno inserito due strade da risistemare, mentre gli altri municipi ce n'hanno 7, 8, 9, 10. Non si capisce perché non riusciamo mai ad ottenere una cosa. Gli assessori vengono nel territorio, parlano del nulla, ma mai che vengono dicendo oggi faremo questo, anche se una sola cosa, che inizierà oggi e finirà domani. Mi auguro che almeno questa, della messa in sicurezza per i pedoni, si riesca a realizzare. Grazie. Ultima interrogazione. Chi la presenta? Consigliere Lozzi o consigliere Coia? Consigliere Lozzi. È capogruppo, però la faccio io l'interrogazione. Consigliere Lozzi. Allora, e ritorniamo a parlare del raddoppio della Bretella Merci. Circa un anno fa, forse un anno e mezzo fa, feci un'interrogazione in merito. Questo perché? Perché i cittadini sono preoccupati che questo progetto possa riprendere piede, soprattutto perché ci sono stati dei sopralluoghi da parte di Ferrovie dello Stato nella zona dove è prevista la realizzazione di questa Bretella Merci, perché l'assessore alla mobilità, in Prota mi sembra si chiama, ha detto che per lui è un progetto che va realizzato, che è un bellissimo progetto e che si deve realizzare, perché Nieri nell'ultimo incontro a Gregna ha detto sì sì al comune, se ne sta parlando. Quello che vorremmo sapere e capire quando è che se ne parlerà in modo ufficiale qui con il consiglio e con gli assessori competenti e anche con i cittadini interessati, cioè seduti ad un tavolino, quando si riuscirà veramente ad avere il progetto, a capire quali sono le intenzioni reali e non sentite dire, per evitare che nuovamente il municipio e i cittadini di questo municipio vengano asfaltati dal comune, dai suoi interessi, dagli interessi delle ferrovie. Perché, come torno a ripetere, il comune, quando i cittadini segnalano delle problematiche nel settimo, non ci sono mai né soldi né tempo per risolverle, però quando gli interessi di ferrovie o di privati di qualsiasi genere vengono sollevati a livello comunale per poter poi fare delle opere invasive sul territorio, per quelli c'è sempre tempo. Quindi vorremmo sapere intanto la Giunta che cosa ne pensa, cioè se è il caso, se è ancora contraria o come aveva espresso l'altra volta a questo tipo di progetto, e ulteriormente, siccome sembra inserito anche nel nuovo PGTU dove si parla della fermata di Selinunte vincolata alla realizzazione di questo raddoppio, se nel caso fossimo messi di fronte a questa scelta, se siamo disposti o meno a cedere insomma a questo ricatto. Grazie. Grazie a lei, assessore. Consigliere Lozzi, mi perdoni la battuta, ma c'è una visione un po' tragica delle cose, soprattutto su questo. Per quanto riguarda la manutenzione, riguarda il piano della città, è chiaro quello che è solo l'inizio, e io mi permetto di dire, non sono il numero delle strade, ma sono i metri quadri. Dopodiché l'amministrazione comunale sta procedendo
nel corso dell'anno, ma in futuro speriamo con sempre più risorse per la grande viabilità, e non credo e non mi sento calimero rispetto a queste cose, diciamo alla programmazione dei lavori pubblici, perché poi ci vuole una visione più piena della città rispetto a quali sono le priorità. La questione delle ferrovie. Allora, l'amministrazione municipale, lo dico in modo che sia chiaro a tutti, rispetto a questo progetto non ha ricevuto nessuna nota ufficiale di presentazione del progetto. L'interlocuzione con l'assessore in Proda rispetto a questo tipo di problematica c'è stata, è stata molto informale. Non ci sono giudizi che la Giunta, il Presidente, gli assessori competenti hanno su questo progetto, perché siamo attestati sulla non praticabilità del precedente progetto di ferrovie, che non dava garanzie rispetto alla invasività, come lei l'ha chiamata, rispetto al territorio, e per anche l'utilizzo di quella che era l'infrastruttura. Ora, io capisco, ma l'ha detto anche lei, che l'amministrazione comunale, in questo caso io credo che abbia un grande merito l'assessore, sta sviluppando in maniera forte, sfruttando quelle che sono le compatibilità, ma anche diciamo la situazione politica attuale, di sviluppare con ferrovie quello che questa città da molti anni aspetta, cioè forti investimenti sulla rete che possano permettere di trasformare le linee di FS in linee metropolitane con adeguate fermate e stazioni, come dir si voglia, a secondo della situazione. Questo mi pare evidente, l'ha detto anche lei dai giornali, è un impegno forte dell'amministrazione. Io personalmente sono soddisfatto di quello che si sta realizzando anche nel nord della città rispetto ai lavori che potrebbero portare nei prossimi anni, dopo tanto tempo che se ne parla, alla chiusura dell'anello ferroviario, e mi pare che il 9 aprile scorso il sindaco, l'assessore in Proda, le ferrovie e tutti, diciamo, i soggetti interessati hanno fatto un sopralluogo con l'apertura, speriamo il più breve possibile, qualcuno ipotizza anche nel prossimo anno, di un altro tratto che potrebbe, che dimezza il tratto di non chiusura dell'anello ferroviario. Per quanto riguarda il nostro territorio, potete star certi, anche per la posizione che la Presidente e il Municipio Nono ha avuto nella scorsa consigliatura, non ci saranno interlocuzioni dirette nel momento in cui ci sono gli atti, esclusive più che dirette, ma sarà portata a conoscenza del Consiglio e di tutti i cittadini qualsiasi ipotesi progettuale, per discuterla insieme e per valutarne i benefici che il territorio potrebbe avere, oppure la incompatibilità con le esigenze stesse del municipio. Grazie. Consigliera Lozzi. Allora, mi auguro effettivamente che appena arriverà questo progetto ufficiale, di cui però al Comune già se ne parla in maniera fattiva, sia i consiglieri sia i cittadini ne siano informati in un tavolo di confronto aperto, e mi auguro soprattutto che questo municipio non diventi come sempre un mezzo di scambio, visto che diciamo che Ferrovie ha tantissimi progetti per migliorare la rete ferroviaria in tutta Roma, che poi la realizzazione della Bretella Merci diventi comunque uno strumento di scambio proprio per fare gli altri interventi. Grazie. Grazie consigliere Rozzi, abbiamo finito l'ordine del giorno, quindi il consiglio è chiuso, grazie.